Bentornati su Pokémon Platino! Nello scorso episodio abbiamo esplorato il percorso 224, dopo la via Vittoria e dopo Risetta. E in questo episodio andremo verso, dovreste averlo già capito, questo percorso, ossia il percorso 221. Ma perché se l'abbiamo già fatto? Beh, c'è una piccolezza che dobbiamo ancora vedere in questo percorso. Inoltre dovrò fare un sacco di tagli, dovrò salvare il gioco spesso, quindi preferisco farlo adesso e levarmelo dalle scatole, tra virgolette. Perché, sì, ringraziando il fatto che il 3DS non ha uno slot per il Game Boy Advance, e penso che sia anche normale, fino adesso, non posso farlo vedere se non prendendo il mio vecchio DS e farlo off camera. Ok? Ah, giusto. Sto registrando subito dopo lo scorso episodio, quindi adesso devo tornare soprattutto per usare... dove sono? Ah, ho anche delle brillanti max, perché non usare queste a questo punto? So che sicuramente li ho presi durante l'avventura perché io non li compro i repellenti max, fanno schifo, lo sapete già, si risparmia un casino di più con i super repellenti. Però, sì, allora, verso il percorso 221, dove è presente il Parco Amici. Il Parco Amici è una struttura molto strana che non potevamo esplorare, attenzione, a causa del fatto che non avevamo il Pokédex nazionale e non avevamo ancora, con questa parola, ancora incontrato un certo personaggio che ci aprirà la strada, tra virgolette. Allora, Parco Amici, ecco di qui, ed è anche aperto? Sì. Allora, Parco Amici, un luogo per nuovi inizi. Allora, fatemi un attimo entrare, ovviamente devono metterlo in maniera strana, comunque questo è il Parco Amici, si entra. Ok. Ah, Tonks, eccoci qui, questo è il Parco Amici. I Pokémon possono essere portati qui da tutto il mondo. Qui ci saranno Pokémon arrivati anche dalla regione di Kanto e Hoenn. Vi spiegherò dopo in che senso. Inoltre qui potrai competere per scoprire con quale velocità puoi catturare quei Pokémon. Mi fa piacere riavere una tua visita. Ok, ricevere. Ti voglio regalare il software Conta Pokémon per il tuo Pokécron. Yeah, un altro software di cui non sapevo l'esistenza, perfetto. Il Conta Pokémon indica quanto rilevato dal Pokeradar. Ho intenzione di stare alle popoli per un po'. Vorrei cercare di scoprire più che posso sui Pokémon della regione di Sinnoh. E se non erro, questo è il trigger per far andare Oak ad Evopoli, ok? Ciao, professore. Allora, adesso parliamo un attimo con questo. Benvenuto al Parco Amici! Qui gli allenatori più validi vengono a mostrare agli amici, le loro tecniche di cattura dei Pokémon. Come? Tu saresti... Ah, sei Tonks! Abbiamo sentito molto parlare di te. Dicono che sono allenatore in gamba. Grazie. Vuoi partecipare a una delle nostre prove di cattura? Ovviamente, caro! Che bello, accetto di partecipare, mi hai reso felice! Non perdiamo altro tempo, lascia che ti spieghi cosa bisogna fare nel Parco Amici. Ho scritto un manuale sul Parco Amici, proprio per questo tipo di situazioni. Perfetto. Allora, dove iniziamo? Regole base, prova cattura, scorta Pokémon, capito. Allora, proviamo a leggere un po'. Regole base. Al Parco Amici verrà calcolato il tempo che impieghi per catturare 6 Pokémon. Per questa sfida otterrai 6 Pokéball speciali, le Parkoball, giusto? Sì. Gli allenatori partecipanti devono fornire 6 Pokémon da catturare. Vi spiego in che senso dopo. Allora, se non fornisci 6 Pokémon non potrai partecipare alla prova di cattura. Che altro c'è da spiegarti? La prova di cattura. All'inizio della prova di cattura riceverai 6 Parkoball, appunto. Usa le Parkoball per catturare i tuoi 6 Pokémon. Vuoi che ti spieghi qualcos'altro? Sì, le scorte Pokémon. Per fare scorta per la tua prova di cattura devi far arrivare dei Pokémon da Hoenn o da Kanto. Vi spiego adesso in che senso. Inserisci la cassetta di gioco dei GBA di Rubino, Zaffiro, Smeraldo, Rossofuoco o Verde Foglia nell'alloggiamento del DS. Del 3DS no, perché non ce l'ha. Con il DS acceso puoi trasferire i Pokémon catturati dalla cassetta di gioco per GBA alla scheda di gioco DS. Vuoi sapere altro? No, grazie. Sì, ma non ho 6 Pokémon. Ok. Sì, sì, lo so. Allora, questa è una cosa che molto probabilmente non è difficile da fare, ok? Quindi adesso io salvo, trasferisco i Pokémon, mi spiace per voi ma non posso farvi vedere come, vi spiegherò a parole come mentre facciamo la prova di cattura, e poi riprendo il gioco di Platino e vediamo un po' che succede. Quindi a tra 2 secondi. Perfetto, ho completato il trasferimento e adesso vi spiego anche come ho fatto, però durante la prova. Quindi cominciamo. Ciao Tonks, sei qui per partecipare alla prova di cattura? Sì, partecipiamo. Ok, ecco le tue Parkoball. Ok, Barry detiene il record con 2000 punti. Forza Tonks, è il tuo turno. Mostraci quello che sai fare in questa cattura di Pokémon. Allora, iniziamo con la spiegazione. Iniziamo il conto alla rovescia. 3, 2, 1. Gotta catch 'em all! Allora, iniziamo. Ci sono un bel po' di aree qui nel Parco Amici. Dico subito che... sì, ho trasferito un Typhlosion, perché io adoro Typhlosion. Allora, su Verde Foglia io mi chiamo Max. Non mi chiedete il motivo, ma mi chiamo Max, ok? Detto questo,
Le Parco Ball sono efficaci quanto una Master Ball, bene o male, sono molto potenti. Allora, come ho fatto a trasferire i Pokémon? Adesso vi spiego subito, non preoccupatevi. Allora, inserendo il gioco di Diamante Perla Platino, quindi tutti e uno dei tre. Ah, c'è anche il repellente attivo, wow. Ok, qui non ce ne sono altri Pokémon. Poi adesso vi spiego in che senso non ci sono altri Pokémon. Ho trasferito un Pokémon d'acqua? Mi sembra di no. Tanto per controllare. Allora, inserendo il gioco per DS nella console... Beh, per DS. E nello slot per Game Boy Advance il gioco Rubino, Zaffiro, Rosso Fuoco, Verde Foglia, Smeraldo, potete trasferire 6 Pokémon che, uno, non abbiano MT. Attenzione, questa è una cosa molto importante. Non devono avere MT. MT? Non devono avere mosse nascoste, MN, ok? Non devono avere MN insegnate. E altri Pokémon, perfetto. E una volta inserito il gioco, Mistweavers di Platino, e l'avete acceso con lo slot dentro, bene o male. Un attimo, fatemi ragionare, ripeto da capo, così non mi perdo più in parole strane. Allora, una volta inseriti entrambi i giochi e acceso Platino, o Diamante, o Perla, nel menu principale ci sarà un'etichetta con su scritto trasferisci da e poi il nome del gioco che sta nel pezzo di sotto, bene o male. Quindi, una volta fatto questo, vi si chiederà, ehi, volete trasferire i Pokémon? Questo è boss, poi vi spiegherò il gioco di parole perché, perché l'ho chiamato boss, intendo. Appunto, vi chiederà se volete trasferire i Pokémon, ne selezionerete 6 e poi il gioco li salverà, i giochi spariranno da Verde Foglia e riappariranno qui nel Parco Amici. Fine. Mamma mia, è difficilissimo parlare quando bisogna catturare dei Pokémon. Allora, c'è un altro Pokémon in particolare che ho trasferito qui apposta. Dimmi che è questo, ti prego. Eccolo qui. Markrow. Brutto io so cosa. Tu, essere spregevole, faccio un po' come Martes. Perché non esisti in Pokémon Platino? Perché non ti posso catturare su Pokémon Platino? Ti rendi conto che adesso no, non scherzo, adesso prendo una aeropietra, ti faccio volare in Hunchcrow e ti tengo nel box. Però giuro che devo farlo evolvere in Hunchcrow. E l'ultimo Pokémon è niente poco di meno di Shedinja. Ho sbagliato, è Ninjask. Penultimo aggiungerei, non ultimo. L'ultimo Pokémon dovrebbe essere nell'area iniziale dove era Typhlosion. Non l'ho trovato perché sono sfortunato. Allora, Sansanza. Adoro i Ninjask e ne stavo allenando uno su Verde Foglia. E sì, l'ho preso adesso. Allora, ovviamente lo stavo allenando, intendo anni or sono, mica ora. Allora, dov'è l'ultimo Pokémon? Non è qui? Oddio, qual è l'ultimo Pokémon che ho trasferito? Ah, eccolo qui! Allora, molto più potente di tutti i nostri Pokémon, Lazy Kane. All'81 aggiungerei, di Gary. Sì, facevo molti scambi da bambino su Verde Foglia. Ok, ultimo Pokémon catturato. Uno, dos, tres, caching! Lazy Kane è stato catturato. Parte molto corta, però dovevo spiegare il Parco Amici. Ok, anche se l'ho spiegato male fino a un certo punto in cui l'ho spiegato bene. Allora, ding dong, congratulations! Allora, vediamo un po' cosa abbiamo fatto, che punteggio abbiamo fatto. Congratulazioni, hai catturato 6 Pokémon. Il pubblico ha apprezzato senz'altro la tua prova di cattura. Ora vediamo il punteggio che hai ottenuto in questa prova, appunto. I punti di cattura 470, che schifo. Tempo 1542, perfetto. Punti per tipo 1100. Il totale è di 3112 punti. Abbiamo sconfitto Barry. E il premio è una bacca paia. Sono delle bacche i premi. Vuoi mettere tutti i Pokémon catturati nel box del PC? Ovviamente. Perfetto. Ora è necessario salvare il gioco. Ok. Mica me lo salvi in automatico? Ok, perfetto, no. Te lo salva dopo, altrimenti poi i Pokémon ritornano nel Parco Amici, credo. Allora, vediamo un po' il PC di Bebe. Sposta Pokémon. Magari qualcuno furbo sarebbe perfetta come cosa. Vediamo un po' come erano messi. Allora. Docile, vivace, audace, fiacca, calma, birbona. E questo aveva i Pokérus, aggiungerei. Questo era di un mio vecchio amico delle scuole medie, ma pazienza, sì. Allora, perché l'ho chiamato boss? Sest'isola, Hera Cross, così splendido e gigante, tu sei l'unico, sei il boss. E questo è Blaziken, strano, figo, strano. Allora, tu, vieni qui. Ah, io, tra parentesi, Typhlosion lo adoro. Adoro qui lava soprattutto, però anche Typhlosion non è affatto male. Allora,
No, tutti quanti hanno i bolli. Ok, un secondo solo. No, mi dispiace, ma è uno sfizio che mi devo togliere. Appena ho visto Markrow su Pokémon Verde Foglia, ho scelto subito, devo prenderlo. Aggiungerei, Markrow si trova in Verde Foglia o Rosso Fuoco? Nella cattura? Non lo so, me l'hanno scambiato questo. Allora, che sto facendo? Devo togliere un attimo la capsula. Allora, Tonks, capsule, togliamo quella di, non lo so, tipo volante, togliamola, ok. E adesso, Markrow, vieni da me, vieni da papà, devo farti evolvere. Non deposita Pokémon, perché non c'è esposta Pokémon subito, soprattutto come in rosso, no, non è rosso, come in Rubino Omega Zaffiro Alpha. Allora, tu vai via, Dynablade, giusto per 2 secondi, non preoccuparti. E... It's evolution time. Appena riesco a trovare la nero pietra, ovviamente. Lo so, è uno spreco di una... di una nero pietra. Però lo voglio fare. È troppo, troppo, troppo... bello, Hunchcrow, per non farlo evolvere in un let's play. Quindi... Allora, dov'è la nero pietra? Nero pietra... Eccola qui, ne ho 2. Questo è un doppio disco. Voglio la nero pietra. Eccola qua. E evolution! Mamma mia, non sapete quanto ho atteso per questo momento. Allora, Hunchcrow, finalmente nel nostro team, tra virgolette. Ovviamente non rimpiazzerò Dynablade dopo tutto questo tempo, però... voglio semplicemente godermi questa cosa. Non deposita Pokémon, era ritira Pokémon, anzi neanche. Era sposta Pokémon, dannazione sto coso. Allora, vediamolo un po', tanto per la goduria. Eccolo qui. Hunchcrow. Ah, io adoro Hunchcrow. Ascoltare un attimo il verso. Ah, bellissimo. Perché non l'hanno messo su Pokémon Platino è un mistero per me, ma va bene. Allora, tu vai qua. E tu vieni da me, la mia carissima Dynablade. Ah, non dovevo depositarla, io ritorno. Pazienza, pazienza. Un attimo, le capsule, intanto vi saluto. Allora, io ho finito l'episodio. Sì, forse un po' corto, ma dovevo far vedere il parco amici, quindi sono molto contento di averlo fatto. Allora, applichiamo. E quindi, nella prossima parte di Pokémon Platino, dico subito che esploreremo un attimo il parco lotta, perché non siamo ancora neanche entrati lì dentro. E basta. Se non erro abbiamo già finito, perché non devo fare nient'altro, giusto? Mi sa di no, boh. Fatemi controllare. No, non c'è nient'altro da fare. Seriamente? Ho già finito tutte le cose extra di Pokémon Platino? Ci sarebbe una cosuccia qui sopra? Vedremo se farla adesso o quando il momento giusto dovrà... Ok, non lo so ancora quando fare quella cosa, però la farò, non preoccupatevi. Penso di farla non ora. Poi vedremo il perché, però non è il momento, ok? Per adesso considero finito tutto... Wow. Finite le cose extra. Bang! L'unica cosa extra che manca è appunto far vedere il parco lotta nella prossima parte. E magari faccio vedere anche non... Allora, ve lo spiegherò nella prossima parte, ok? Quindi, see you next time!